Buonasera a tutti, benvenuti a questo nono episodio, lo sottolineo. Di Orange Team Luca and Friends. Questo ormai è un appuntamento periodico che ci accompagna da quando è iniziato il lockdown a fine febbraio fino a fine giugno, In piena fase 2, con un po' di notizie che ci arrivano da adesso il paese, diciamo, non proprio confortanti, però cerchiamo di sperare al meglio per i prossimi mesi. Io sono Luigi Bondi, sono l'ambassador del gruppo Orange Team Lug, che è appunto un gruppo di amici. Che condivide la passione per i mattoncini Lego, passione che normalmente viene Espressa con delle manifestazioni durante le quali noi facciamo vedere, esponiamo le nostre opere, opere, le nostre collezioni. i nostri Lego, ma che appunto in questo periodo, essendo un po', diciamo, impossibile poter fare questo genere di cose, abbiamo pensato di fare questa formula di salotto per stare insieme tra di noi e per parlare della nostra passione in sicurezza. Quindi anche questa sera avremo una serata densa di ospiti, con qualche novità. Avremo a un certo punto anche la terza puntata delle Afoliadi, che è il nostro contest che si sviluppa su più puntate e che vedrà il vincitore durante la finale. Quindi, come in tutti i campionati che si rispettano, ci sarà una finale. Quindi ogni episodio servirà per cumulare punti e alla finale vedremo chi sarà il più bravo e che si riuscirà a portare a casa questo che è il set che verrà dato al primo classificato delle Afoliadi. Intanto saluto Fabio, che voi non vedete ma che è sempre presente. Per quelli del Lug avete visto la foto di Fabio, mi sembra veramente Elon Musk con 800 monitor che segue la partenza dello SpaceX e fa così, parte oppure così, c'è vento, non parte, e quindi è, diciamo, il cranio pensante dietro a tutto questo. Quindi chiederei a Fabio di darci una zoomata e di cominciare a farci vedere un po' chi saranno gli ospiti di questa serata. Vai! Eccoci! Sveliamo subito le pedine. Vediamo, io li cito in ordine di quelli che vedete sul monitor. Buonasera Simone, buonasera Damiano. Ciao Jonathan. Tra l'altro stasera grande novità. Vedete che Jonathan non è in galera, sembra in galera, ma in realtà sta, come si dice in Toscana, incignando casa nuova. Quindi sono molto contento di questo collegamento da casa nuova di Jonathan. Finalmente. E vedo che Damiano festeggia con una carotina. Bravo Damiano, la vitamina E fa sempre bene. Mi Poi avevo sentivo escluso un'altra. dall'arancione. Bravo, bravo, bravo. Poi tra le varie facce, i vari avatar, chiaramente quelli di Fabio che ho già citato, vedo un personaggio nuovo su queste dirette, ma che nuovo non è perché più o meno lo conoscono tutti per il lavoro che fa tutti i santi giorni, tutte le sante mattine. È veramente un lavoro del quale io veramente non smetto mai di ringraziarlo. Lui lo sa. Buonasera Lucio, buonasera Lucio, Buonasera. è la novità della serata come nostro ospite. Allora, stasera ci avevo da parlare un po' di cosette che sono accadute in questi giorni e anche da dare un po' di annunci e poi vi ricordo le Afoliadi. Però vorrei subito cominciare approfittando della presenza del nostro amico Lucio che ci risponde da Volterra, giusto Lucio? Te sei a Volterra, No, giusto? no, Livorno, Livorno, Ma tu sei dai. a Caiano? Non ho capito, da dove sei te? Sono da Santa Maria di Leuca. Ah, da Siena, ok, Lucio da Siena, ottimo, ottimo, Lucio da Siena. Ora, a parte gli scherzi, Lucio, ma dimmi un po', ma a Milano come l'hai vissuto questa fase di lockdown? Senti, qui a Mantova devo dire la verità che tutto sommato siamo stati bene, insomma, avevamo difficoltà ad andare a Trapani, però poi per il resto, insomma, nessun problema, Sì, a Trapani mi sa che ci siamo amati tutti un po' poco, vero Simone?
qui a Mantova, devo dire la verità. Simone si è frisciato. Siamo stati bene. Simone. Avevamo difficoltà ad andare. Simone! Ok, non ci sente. Comunque, scherzi a parte, Lucio. Intanto ho sentito prima che c'è anche Vittorio lì con te. E sai che io ci tengo tanto. Ve lo saluti. Vittorio, sempre presente. E senti un po', ti faccio una domanda da 40-50enne come siamo noi. Ma quante tagli hai preso nel lockdown? Questa è una bella domanda. Diciamo che l'ultima volta che sono ingrassato così è stato quando mia moglie era incinta appunto di Vittorio, che faceva altro che cucinare, e quindi io sono ingrassato praticamente, abbiamo preso entrambi 10 kg, poi lei è andata all'ospedale, ha partorito e io me li sono tenuti per un po' di tempo per riuscire a smaltirli. Te li sei tenuti un po' come si tiene un set misp, no? Uno ci tiene al set, lo tiene lì e te dice, via 10 kg, ci tengo, li tengo lì, li alimento, faccio in modo che non mi vadano via, insomma, ci siamo capiti, via. Fatto. Ok, ok. Senti un po', Lucio, so che sei stato sempre presente alle nostre dirette, ci hai sempre seguito e quindi ti ringrazio di essere stato qui con noi, no? Ti volevo chiedere un feedback di cosa ne pensi te di questa transizione forzata, ovviamente, alla quale siamo stati obbligati, di buttarci un po' sulla parte online, banalmente per tenere un po' i contatti con tutti i ragazzi. Scusa, ma non mi arriva più l'audio. Non ti si sente. Sento un po'. Ora mi senti, Lucio? No, ora non si sente più nulla. Aspetta che il tecnico del suono. Ok. Dicevo, Lucio, stasera sei la prima volta che sei per un ospite live, però effettivamente ci hai sempre seguito durante le altre puntate. Ti volevo chiedere cosa ne pensi di questa transizione dall'evento fisico all'evento forzato appunto online come in queste serate qua. La transizione noi l'abbiamo affrontata anche in maniera piuttosto efficace, però manca il contatto fisico, no, non c'è nulla che può sostituire il contatto fisico, lo scambio, il vedere per esempio i set per le competizioni, vederli di persona, perché è diverso vedere una foto o vedere un set. Se uno è bravo a fotografarlo, e io sono testimone perché un concorso l'ho vinto perché avevo fatto una bella foto al mio set, ma ce n'erano altri decisamente più validi, insomma. Non lo so, insomma, secondo me questa è una passione che va condivisa di persona. Non si può condividere questa passione solo in videoconferenza, però è già qualcosa rispetto a non vedersi per 4 mesi, insomma, mi sembra che sia una cosa, tant'è che mi sembra che anche altri abbiano avviato meeting di questo tipo, videoconferenze di questo tipo, insomma, perché c'è l'esigenza di condividere, di trovarsi, di parlare, ecco, questo sì. Sì, sono d'accordo con te, effettivamente quello che ci manca un po' a tutti è proprio questo, no? Il vedersi, scherzare, giudicare le mock, anche con goliardia ovviamente, ritrovarsi, effettivamente questo un po' inizia a pesare. Tra l'altro questa cosa mi fa anche introdurre una notizia che è girata oggi, ovvero che è arrivata una mail a chi si era iscritto con tutta una serie di restrizioni, probabilmente, anzi sicuramente necessarie, per la manifestazione di Skerbeck, quella che un po' è quella più attesa, perlomeno dal sottoscritto, dell'anno. Quest'anno c'è tutta una serie di limitazioni del tipo no mock grandi, Blackbill Box, Lego House, punto interrogativo, no P-Shop, eccetera, che effettivamente ci fa un po' riflettere sul fatto che forse sarà il caso di prendersi una pausa per quest'anno. Luigi, perdonami. Prego, buonasera, prego, a tutti. Anzi, benvenga il tuo intervento. La cosa che lascia un po' l'amore in bocca è che durante l'orario di apertura al pubblico, per evitare il raggiungimento
della soglia massima di visitatori, ok, gli AFOL dovranno uscire. Ecco, questa è una sfumatura che poi sfumatura non è importante, che onestamente mi ero anche perso, quindi ti ringrazio. È un po' come andare a vedere specifica. E forse questa che hai detto forse è veramente la motivazione più grande che rende, ora uso un termine forte, un po' inutile la partecipazione all'evento, no? Perché se fra AFOL dentro al padiglione non ci si può tra virgolette riunire, parlare e confrontarsi o scherzare, effettivamente forse viene meno, diventa un museo così, la parte più importante. Sì, diventa un museo di persone morte, ragazzi. La cosa bella delle esposizioni Lego è invece vedere opere di gente con la quale ti puoi confrontare, scoprire i segreti, copiare come faccio io, oppure fare cose simili. Soprattutto mi viene in mente l'altro anno che con Fabio e con il maestro, ma anche con Jonathan, siamo stati veramente tanto tempo a parlare con il giapponese della Monorotaia, che esatto, che è una persona squisita, meraviglioso, veramente, che insomma è stato un piacere, no? Però sono quelle cose che a settembre del 2020 non potresti più fare, oppure con quel giapponese, no, che c'aveva il cuore con la chitarra, no? Ora me ne vengono a mente tanti, quindi effettivamente oppure io mi ricordo sempre il primo anno nel quale ho conosciuto il nostro grande William, che saluto, ciao William, l'ho conosciuto a Skelbeck, no? Quindi anche Mico Soppenza l'ho conosciuto a Skelbeck, quindi effettivamente tutta una serie di relazioni che quest'anno onestamente ci perderemo, quindi effettivamente, nonostante mi dispiace molto, però probabilmente dovrò disdire un po' la mia prenotazione. Io personalmente non mi ero iscritto perché ho altri problemi logistici qui a casa, di conseguenza quest'anno avevo saltato, anche perché avevo puntato tutto sul viaggio in Danimarca per gli RLFM Days, poi sono saltati, cioè sono stati fatti in versione online, e ho detto quest'anno risparmio definitivamente e ci do un taglio. Ma forse, secondo me, questo taglio che è stato dato un po' a tutto il mondo Lego e delle esposizioni gli farà bene, perché eravamo veramente arrivati ad averne tante di esposizioni e non tutte curate. Con la riapertura delle esposizioni, secondo me, vedremo delle esposizioni più curate, con cose più nuove. Questo anno, tra virgolette, di blackout, secondo me, aiuterà molto a dare un nuovo corso all'esposizione. Che ne pensate? Sì, sono d'accordo, perché un fermo così lungo ha permesso, diciamo, agli appassionati magari di concentrarsi di più sulla bellezza della mock, piuttosto che devo far presto perché c'ho l'evento. Quindi anche dalle mock che sono girate sulle chat, sui social, insomma su ciò che è stato prodotto in questo periodo, effettivamente ti dà ragione. Quindi probabilmente il livello qualitativo si alzerà per effetto del grande fermo che c'è stato, insomma. Un po' di pausa ci voleva, eh? Sì. Un po' di pausa ci voleva. Soprattutto al portafoglio. Vabbè, quello... Sì, forse eravamo... Diciamo, il mondo era un po' saturo di questa cosa qui. È esploso negli ultimi 10 anni, secondo me, e siamo arrivati a un picco, e poi era difficile che... riempire ancora di più. Cosa ne facevi una alla settimana, se no? Cioè, però, ragazzi, una alla settimana c'era. Io sono d'accordo, Jonathan, quello che dici te, però in realtà la realtà dei fatti va in controtendenza, perché mai come in questi ultimi 3 mesi Lego ha piantato una serie di novità, ma anche di posizionamenti, di temi, come prima d'ora.
Quindi effettivamente... Sì, ma se li ha fatti uscire, se li ha fatti uscire adesso, loro ce l'avevano già in cantiere da, certo, da tanto. No, no, certo, no, mi permetto di intervenire. No, alcune cose sono state anticipate. Avendo contatti con molti negozi, mi hanno detto che il calendario delle uscite sono cambiati moltissimo proprio a causa, in relazione alla situazione Covid, e hanno dovuto proprio rifare tutta una serie di cose proprio anche per andare sull'onda della maggior presenza online degli adulti che compravano, che hanno comprato, che hanno montato, e per esempio i mosaici che avevano il nome codice Zebra li hanno annunciati e usciranno nei negozi molto prima anziché nel 2021. Anche perché, se mi è permesso, certo, in questo periodo di lockdown c'è stato un enorme incremento di vendite da tutti i venditori Bricklink che ho sentito. Sì. E quindi probabilmente c'è stata l'esigenza della gente di continuare a comprare Lego anche con i negozi chiusi. E la Lego, non dimentichiamolo, che ora che controlla Bricklink, vede questo movimento. È probabile che sia tutto collegato e che dica: ok, allora se c'è questa esigenza, usciamo con dei set nuovi, così la gente compra, in qualche modo compra, insomma. Allora, questo discorso che avete fatto non fa una piega, e onestamente lo comprendo, anche perché insomma oggettivamente non è che ci voglia tanto a comprendere, no? Però io quello che vi volevo un attimino chiedere e sul quale volevo far riflettere, siccome io un po' un giro l'ho fatto con la mascherina presso i negozi fisici, quelli classici, il negozio amico, il negoziante che non vende online, che non c'ha Facebook, eccetera, io su questi ho trovato una situazione veramente drammatica, perché ho visto, e questo mi dispiace, perché poi alla fine i numeri secondo me si fanno lì, non tanto online, e sono tutti veramente in ginocchio, con situazioni per il quale noi stessi ci siamo detti: andiamo magari a comprare qualche novità, anche perché giustamente, no, per far lavorare un po' tutti, però le novità non c'erano, perché no, avendo chiuso il negozio per un periodo così lungo, avendo continuato a maturare i costi senza ovviamente gli incassi, la gente non ha più potuto fare gli ordini che vanno pagati in anticipo per il catalogo nuovo. In molti casi sì. Esatto, e quindi si crea una situazione per cui, ahimè, perché io credo che il retail vada salvato per tutta una serie di motivi che non è questa la sede, diciamo, da per cui parlarne, che si è creato un gap enorme tra il retail classico del negozio, perdonatemi, sotto casa, ma anche del toys grande dentro il centro commerciale, e tutto ciò che c'è fuori dell'online. E questo sinceramente mi fa domandare, ma alla fine sul fatturatone generale che vede la casa madre, ok, è aumentato l'online, però no, se poi ti vengono a mancare non copre le perdite, non lo so se alla fine non copre le perdite. Guarda, ma anche i negozi Lego Store sono pressoché deserti. Io frequento spesso i negozi di Milano e ti assicuro che rispetto a prima sono pressoché vuoti. Certo, anche perché a Milano io ci sono stato in San Babila. San Babila, a parte che è un negozio favoloso, e noi ci andiamo al day one, Fabio si ricorda ancora un paio di episodi, lasciamo perdere. Vabbè. Però è un negozio il cui, almeno per le volte che ci sono stato io, nel cui il 70% non sono milanesi, sono turisti. Sono turisti italiani, sì, stranieri, no? Che essendo, venendo a mancare la pedonalità appunto del turista, del non milanese, alla fine il negozio si svuota, e quindi questo è un ulteriore problema, perché io mi immagino, cioè no, non me lo immagino, quanto può costare un affitto in San Babila, cioè probabilmente una cifra che ci fa cascare tutti i capelli. Io, anche se non c'ho questo problema, no, insomma, per favore, no, effettivamente no. Comunque... no, tieni conto che poi stanno aprendo Genova, Roma Termini, che era, vabbè, già in programma, ma ci sono voci anche per Firenze.
Firenze è un tema molto Non ce ne frega un dibattuto. cazzo degli LCS, noi vogliamo dei Lego store ufficiali, Cristo benedetto, possono No, più non che ci fare. sono assolutamente d'accordo. C'è da dire una cosa, se mi permettete. Per riportare la gente nei negozi, Ci vuole la fega! anche hanno fatto un'iniziativa con acquista 19 euro di veicoli, ti diamo Ah, una sì! polybag esclusiva. Della Ma la Lamborghini. cosa bella, aspetta, Scusa, la polybag è è quella della Huracan? Sì. È quella nera. Sti cazzi, Sti mamma cazzi, ma mia! però ti chiedono solo 19 euro sul Lego Store, ne chiedevano Ah, vabbè, 55. regalata allora! Primo, secondo, la differenza di questa volta che invece vorrei far notare è che hanno selezionato 50 negozi non LCS. Certo, Questo è esatto. importante, ok? Questa è la cosa importante, cioè E è secondo me un segnale. Sti gran doppi cazzi. Vabbè, ma è un primo passo, ragazzi. Cioè, non è che possiamo. Ma in Fino passato a ieri non è già eravamo successo. nessuno. Sì. In passato è già successo perché te lo posso dire perché se, cioè, nel negozio che abbiamo a Pisa, che è di una catena grossissima che c'è in tutta Italia, ogni Pubblicità. tanto alcune promozioni ci sono state che erano anche su Lego Shop. Però pochissime, sono solo tipo quelle che regalavano le polybag della City o polybag inutili. Cioè, di sicuro mai il set dei Lego dei 60 anni, mai il set di Natale, mai l'alberino, mai quelli lì. Questa volta la Huracan c'è. Sì, Che è però la diciamo Huracan, che quello c'è di Lamborghini, la polybag Lamborghini della Speed Champions. poi per assurdo, Jonathan, nel caso che hai appena citato, c'è la polybag della Huracan, ma non c'è il set Minions, non ci sono le novità, o sbaglio? Esatto, Invece esatto, alla fine esatto. si Siamo torna, andati a controllare domenica. Il esatto, si torna a quello che dicevo io, no? Che la situazione che c'è in questo problema momento è paradossale. è che ci sono delle priorità. Prima vengono Toys e gli LCS, poi la grande distribuzione, poi i negozi specializzati che sono divisi tra quelli che fanno un certo tipo di lavoro e quelli Fatturato. che ne fanno un altro, esatto. Non volevo essere veniale, ma No, ma alla sì. fine non è Di che è quello. conseguenza, per assurdo, la grande distribuzione, i Toys e gli LCS che hanno una serie di diciamo, priorità e ricevono la merce pur non pagando magari puntualmente le fatture delle merci precedenti, perché ovviamente nel periodo di lockdown tutti chiusi, penso che qualsiasi azienda abbia tardato i pagamenti. Lo do, non è un'accusa, è una No, mia ma è normale, è la ipotesi. conseguenza, cioè, ci È la mancherebbe. conseguenza di un lockdown. Sto chiuso, se li vuoi, ma devi aspettare che riapro. Cioè, non è che. E credo che per assurdo molte cose arriveranno nei negozi specialisti molto tardi, e parliamo di agosto-settembre, e nonostante la cosa che a me lascia un po' perplesso è che i negozi specialisti pagano e hanno pagato in anticipo magari, e le grosse distribuzioni o chi ha diciamo questi grossi numeri ma anche grosse spese, no. Però Ho sai, capito. Allora, è un ragionamento campato un no, po' così certo, colpa per mia, no, però è giusto anche parlare di questo perché poi, bene o male, almeno io ci tengo, no, a, tra virgolette, ai negozi del territorio, anche perché comunque, ma bene o cavolo, male, sono quelli che hanno creato il mercato, diciamolo, con sudore e sangue, non è che. Poi avere a che fare con noi Non è AFOL non è dura, eh. semplice. Soprattutto con me e Fabio, che si va sempre in coppia. No, Allora, ti dirò, io vediamo un ho po' un visto attimo. AFOL litigare per 1 euro, disdire ordini per 1 euro di sconto in più da un'altra parte,
e poi pagavano il doppio di spedizione, ma non sto scherzando. Cioè io ho visto cose che voi umani, come diceva immaginare. Qualcuno. Come diceva Rutger Hauer, se non sbaglio, giusto? Esatto. Allora, esatto. Vi faccio ora, aspettate un secondo che vi metto a schermo una cosa e andiamo un po' su un argomento che mi sta parecchio a cuore, che è appunto una cosa che è uscita proprio in questi giorni. Un attimo, non è quella che pensi te, Simone, quindi va bene. Non è la gnocca? No, ho capito io cos'è, qui ci si picchia. Vai, ci si picchia. Fritto? È il fritto di pesce alla rotonda di Livorno. Allora, Lego City. No, io vorrei parlare di questi bellissimi set che sono risultati vincitori. Allora, siccome sicuramente qui ognuno può io chiedo per primo, se ha seguito la vicenda, ovviamente, perché non è che poi tutto il giorno stanno sul computer o su internet, Lucio, l'hai seguita un po' la vicenda? A te che idea ti sei fatto? Io mi sono fatto l'idea che la Lego è un'azienda che deve fare un fatturato e cerca di trovare il sistema più remunerativo per farlo. Poi tutti a lamentarsi giustamente, ma io per esempio avrei comprato volentieri quello dei Queen, no? Il set dei Queen. Però poi ci sono problemi anche di diritti, io credo, cioè la Lego si informerà di quanto vogliono i detentori dei diritti per ogni set. Io non sarei così feroce, c'è questa possibilità. E la Lego poi è sovrana nella scelta, insomma. A me piacciono i set che sono stati approvati, ma ne piacevano anche altri che non sono stati approvati. Bisognerebbe sapere un attimo tutti in retroscena, insomma, si rischia di fare un processo come quello della 500, che, parliamoci chiaro, è stata una cosa eclatante e a mio parere vergognosa, però siamo lì, insomma, cioè voglio dire, la Lego farà i propri interessi, insomma. Damiano non è... No, da... Lucio, no, non sono d'accordo. Aspetta, Damiano, no. Aspetta, però volevo fare una domanda al buon Lucio. Vai. Lucio, vai. Per quanto riguarda invece il tema dei tre set, no? Almeno per il mio gusto, perché ora dirò una cosa veramente impopolare, ma veramente impopolare, che da domani ci avrò metà amicizia su Facebook. Io non sono grosso amante di Mamma ho perso l'aereo. Anzi, a me è un po' un film che mi mette tristezza, però è un mio problema e riconosco di avere un problema, no? Quindi figuriamoci il set proprio zero. L'altro set, quello della serie, e io non sono un divoratore di serie, quindi ci sta, mai sentito in vita mia, quindi onestamente lì anche dare un giudizio sarebbe stupido. E per il mercato americano sarebbe stupido, perché non lo conosco e quindi non mi esprimo, no? Ma per quanto riguarda invece il tema della macchina da scrivere, Lucio, ma a te cosa ne pensi di Fabio? Sei grandissimo. Allora, Fabio, come è già stato detto, è puccioso. E questo è una persona deliziosa, è pucciosa. Io ora non ho particolare attrazione né verso Fabio né verso gli altri del mio sesso, ma Fabio è una persona che dà sicurezza. Io sono contento perché vedo Luigi e Fabio come Luigi il Presidente della Repubblica e Fabio il Primo Ministro. Ma uno bravo, no, ora non vorrei riferirmi a primi ministri passati in Italia. Cioè è l'operatore che lavora nell'ombra. No, non vorrei riferirmi a primi ministri passato, presente e futuro, insomma. Cioè è... una persona che, senza la quale io credo che questo gruppo avrebbe difficoltà, perché è veramente una persona brava, preparata, ma soprattutto, malgrado abbia 2 o 3 settimane meno di me, insomma, è poco più giovane di me, è una persona che
quando dà dei consigli te li dà in maniera umile, ma sono consigli sempre molto azzeccati, sempre molto validi, e io mi fido molto del suo parere. Infatti sono sempre a scrivergli ogni cosa: ma questo secondo te si fa così, si fa cos'ha? Perché so che se passa da lui, quando ha tempo di rispondere, ovviamente, perché poi è pieno di donne, cosa sappiamo tutti, il giro che ha, insomma, però è una persona molto, molto valida, e sono contento che sia, qui. Una risposta così argomentata. Dai, distanza, distanza, vai a distanza. No, scusate, ho dovuto asciugare Fabio perché a un certo punto ho visto scendere copiosi frotti di pipì dalla sedia ergonomica che c'ha da 4 milioni di euro. Quindi ho preso l'asciugamano. Ma non mi vedi, così non mi vedete. Lucio, hai dato un feedback, dico, azzeccatissimo. Sembrava quasi preparata, sei stato molto bravo. Invece no, perché io riesco a affogare le mie domande molto bene, devo essere sincero. Vabbè, almeno questo me lo merito. Vabbè, comunque, a parte tutto, la verità è che io, comunque a me io la mia scrivere mi è piaciuta. Va bene, allora invece io so, allora, grazie Lucio, veramente ci state vedendo con la seconda videocamera che serve per inquadrare me, in questo caso ci vedete anche Luigi. Bello figlio. Perché ci tengo a far diciamo, parlare un attimo, in questi giorni ho parlato spesso con una persona che è in questa chat, e proprio riguarda un po' questa cosa qui dell'Ideas, saltando chiaramente di Pallo in Frasca, perché sennò poi mi emoziono e ci sto male, quindi volevo dare la parola a Simone riguardo questo bellissimo, questo risultato, perché so che veramente ha da dire qualcosa, e purtroppo mi è mancato la puntata di Big Nouns di martedì, perché ero proprio curioso di vedere Roby e Simone parlare di questa cosa, e quindi ho insistito molto per invitarlo e per sentire il suo parere, perché io sono veramente convinto che sappia dire finalmente qualcosa di intelligente a riguardo. Mi scappa da scoreggiare adesso, proprio adesso. Guarda, uso le parole del buon Jody di ieri, mi sembra, e che dice: oh raga, Lego Ideas è di Lego, fanno quel cazzo che gli pare, e quindi va bene così. E su questo non vi è alcun dubbio. Certo, troppo che, diplomatico. Certo che fare quel cazzo che gli pare e scegliere la roba brutta, sono bravi, ma loro sono veramente bravi, 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 bravi. Poi giustamente hanno fatto sicuramente le loro analisi di mercato, hanno sicuramente valutato tutto, però hanno personalmente scassato la minchia di fare la faccia bellona da una parte, o noi siamo con politica di correct, noi pensiamo tutti, e poi fanno solo la roba per il mercato americano. Andatevene un po' a fare in culo. Ma probabilmente il loro target in questo momento è questo. Probabilmente avranno visto che Europa è quello che è, e ora ci sono gli americani. Quindi c'è questo. No. Cioè, ora ci sono gli americani e un par di ciufoli. Da sempre ci sono stati gli americani, e l'Europa chi se ne frega. Minchia, una roba un po' più, vabbè, però in ogni caso per me è stato un gran finale di risultati, perché sono soldi di nuovo risparmiati, tanti tanti soldi. Purtroppo per me Jonathan, fa assolutamente piacere. Purtroppo per me e Jonathan, che siamo collezionisti della serie Idea, completisti. Arriverete anche voi. Vedi cosa ci è successo a noi. Arriverete anche voi, secondo me, ad un certo punto, che vi scasserete talmente tanto la Waller che non farete neanche più i completisti. Io facevo il completista delle minifigure di Iron Man, alla 252esima minifigure di Iron Man, orribile, ho detto: sai che c'è? Basta. Ma chi se ne frega, basta. Cazzo, cioè, quella grossa addirittura non fanno neanche più i caschi che si aprono. Mi introduce un argomento importante, Simone, mi introduce un argomento importante del quale io, da un punto di vista patologico, mi ci riconosco, no? Perché io purtroppo, per motivi anche non Lego, tendenzialmente sono un completista, no? E sono comunque un feticista della collezione, dell'oggetto, no? Dello slot vuoto da riempire, di quel numero che ti manca, di quella special edition, di quella limited edition, eccetera. Però effettivamente arriva un momento della vita del feticista / collezionista
in cui lo stesso si sente stupido, come nel tuo caso hai detto, no? Ma perché bravo, io bravo. Mi devo stare a rompere le scatole di quella minifig di un set che fa cagare, minifig fa cagare e basta. E lì effettivamente è un po' come, ora dico una cosa brutta, però siamo fra amici, la posso dire, è un po' come il tossicodipendente che prende coscienza e ha forza di dire basta, non mi drogo più, no? E io, guarda, è un parallelo forte, no? Però io mi ci vedo molto in quel tipo di decisione, cioè di interrompere la serialità di completazione di una serie, qualsiasi essa sia, perché arriva a un certo punto che palesemente non ha senso. A me è capitato, per esempio, non mi vergogno a dirlo, con l'Uomo Ragno. Perché l'Uomo Ragno e non Spider-Man? Perché io ho, diciamo, l'Uomo Ragno dal 1970, veramente con tutto ciò che è stato mai pubblicato in Italia, fino a poco tempo fa. Alla fine era diventato veramente illeggibile, gli ennesimi universi paralleli che alla fine ho dovuto interrompere. Però effettivamente non è una decisione facile, perché te è come se tu interrompessi un qualcosa che comunque ti scandisce il ritmo, tra virgolette, della vita. Allora, ad esempio, sai che ogni mese esce il numero, sai che ogni semestre c'è la minifig di Iron Man, no? È un appuntamento puntuale che te, diciamo, tendenzialmente completi. Però arriva a un certo punto in cui dici no, basta, a questo punto non ha veramente più senso. Ho fatto il pippone per dire che sono d'accordo con te. Sì, è quello che per esempio a me è successo con le minifigure collezionabili quando è uscito poi il Mr. Gold. Giusto. Altri ce la potevi fare, ma ti danno fuori un Mr. Gold e lo devi pagare centinaia e centinaia di euro, perché altrimenti una collezione di minifig che normalmente costavano 2, 3, 4 euro e poi ti devono andare a ce ne deve essere una che costa centinaia di euro, dopo un po' dico vabbè, prendo solo quelle che voglio, e tanto ormai la collezione è rimasta incompleta. Guarda Lucio, io sono d'accordo con te, io avevo veramente paura della serie 20, perché essendo la serie 20 si vociferava da un paio d'anni che uscisse una Miss Gold eccetera, e io mi sono detto, con due figli, un lavoro, una cosa e l'altra, casini vari, che se non avessi trovato Miss Gold a prezzo di acquisto della bustina avrei venduto tutte le serie, perché anch'io sono un completista e avere tutte le serie tranne Miss Gold non avevo intenzione di spendere 600 euro per una minifig, perché lo trovavo una cosa allucinante, di una totale mancanza di rispetto alle persone che vivono a fianco a me, okay? Allora, che già mi sopportano. E poi anche, ma io volevo dire, allora, c'è, cioè, Italix giustamente, e su questo mi trovo un po' d'accordo, secondo lui questo prodotto qua, la macchina scrive, effettivamente è un set degno di Ideas. E secondo me... La macchina da scrivere, gli do ragione, do pienamente ragione. Sono d'accordo. Assolutamente. Allora, per gli amanti delle cose kitsch, retro, macchina da scrivere, nave in bottiglia e altre cose, è sicuramente una bella chicca. Non nascondiamoci dietro un dito. Io non l'avrei mai comprata, come non ho comprato la nave in bottiglia, però diciamocelo. Ci sta, la macchina da scrivere ci stava. Sì, sì, ci sta, per l'amor del cielo, grazie a Dio non sono un completista. È una cosa originale che non si è mai vista prima, una cosa simile. Assolutamente d'accordo, come il piano, ok? Sì, piano forte, è un altro bel pezzo. Come sono riusciti a farlo suonare è una cosa un po', come dire, artificiosa, ma... Barbatrucco, vabbè. È un barbatrucco, vero Simone? Sì, sì, ci sta, per amore del cielo. Cioè, il giapponese, se non vado errato, era un ragazzo giapponese che ha fatto il pianoforte, e lui aveva usato corde di pianoforte vere, cioè... Lego non poteva inserire una roba del genere, ha fatto la cosa che più di tutte poteva fare utilizzando
il power up allora, per farlo suonare. Ma... Come ben sapete, se non me lo ricordate, ve lo ricordo io. Noi abbiamo la nostra paginetta sul sito, che è questa qua giù, Ideas, dove abbiamo alcuni progetti fatti da ragazzi che ci chiedono la pubblicazione sul nostro sito. Tra l'altro, guarda, mi scuso con Alessandro, che non so se ci seguirà, perché già un po' di settimane fa mi ha mandato delle... Queste li metto io, mi ha mandato delle mock da mettere su questa pagina, me le sono un po' dimenticate, un po' non ho avuto tempo, però chiedo di pazientare un attimo e gliele metterò anche su questa pagina, così poi le facciamo girare e vediamo, insomma, questa paginetta ha ospitato anche qualcosa di Norton, quindi gli ha portato bene, quindi spero che anche qualcosa di Kenta, quindi spero che qualcosa porti bene anche ai ragazzi che ce lo chiedono. Anche la Fiat, la famosa Fiat 500 di Zanotti e Subfan è passata anche da questa pagina il 2 settembre del 2016. Quindi tutto sommato, diciamo, anche noi nel nostro piccolo facciamo il possibile per divulgare questa cosa. Vedo il Bissi che mi sta dicendo qualcosa. Fabione, fai una roba spintissima adesso. Butta su, invece di parlare degli risultati allucinanti di questa, metti su i 26 nuovi progetti della prossima riunione. Iniziamo una serie interessante, perché qua ce ne sono 26 che sono un bel po', e oggettivamente ce ne sono veramente tanti di belli anche. 5-6 sono pubblicabilissimi. Qua se riescono a scattare anche questi, sono veramente dei fenomeni. Allora, le ho messi qua. È lì, guarda. Allora, non li vedo. Allora, guarda, le ho messi qua e sono qui in finale dell'articolo. Eccoli qua. Dai. Beh, qui c'è veramente di tutto un po'. Allarga. No, allargo. Clicca col destro, clicca col destro. No. Fai copy indirizzo immagine. No, ma questa è mia, è sul mio sito, non so dove trovarlo qua. Ma tanto sono tutte grandi uguali, quindi sono tutte grandi così. Dai, torna lì. Ah, boia. Qua? Torna sul tuo sito, tasto destro. Vai, visualizza. Tasto destro, vai. Visualizza immagine. Guarda, sono contento che questa cosa sia registrata, che Fabio c'ha da fare il corso, gli sta facendo un corso. Guarda, è la prima volta che succede, sono contento che sia registrata. Ciao Tato! Comunque approfitto di questo momento di defiance per spezzare una lancia contro tutti i complottisti della 500. Quando un progetto entra su Lego Ideas, rinunciate a qualsiasi diritto dal momento di pubblicazione fino a 3 anni dopo la scadenza. Pertanto smettetela di lamentarvi, è come se entrate, siete dei cantanti, andate in una casa discografica, incidete un pezzo da 10 dischi di platino, ma i diritti li avete ceduti alla casa discografica e avete preso 100 euro. State zitti e camminare. Allora, se volete fare i soldi, pubblicateveli da soli. Allora, non iscrivetevi a Lego Ideas. Fatti caso, Damiano, che chi si lamenta non è mai chi è quello che ha pubblicato il progetto, che dovrebbe essere lui l'unico ad avere diritto di lamentarsi. Sono sempre tutti gli altri. È vero, no, è vero. Ma si è lamentato anche quello del treno, ma dai, cazzo, che hanno comunque pubblicato il set, ma era 3 anni che ci lavoravano, non hai neanche raggiunto i 10.000 voti, un progetto che era molto meglio del set regolare, ci sei pure lamentato, ma vergognati, cioè un conto è la Ghostbuster e un conto è il treno, dai. Adesso lui è... Allora, la Ghostbuster l'hanno messo a posto con Star Review perché Seinfeld è di Brent Waller e quindi gliel'hanno messo a posto. E il treno adesso lui è in ballottaggio con il gatto delle Navy Technic, vedrai che al prossimo giro gli pubblicano quello. E tanti saluti. Bravo, vedi. Per cui... C'è una cosa da dire. A Lego Ideas, o comunque a Lego, l'Italia puzza.
Quello è vero, quello sembra, ha avuto la stessa impressione. Un po'... Nessun progetto ha mai superato le review. Serie Speed Champion, nessuna auto italiana, la prima è la 500. Cioè quest'anno l'Alfa, se non vado errato, è l'anniversario 100 e rotti anni, adesso non mi ricordo. Cioè non hanno fatto manco una cacchio di macchinina. No, una che fosse le Ferrari, Ma Ferrari... A Ferrari... Mi sembrava che fosse da vicino Modena. Sì, sì, vabbè, ma... Grandissimo. È dopo il Po, dai! Allora, però vi voglio dire una cosa, perché parlando con Nicola subito dopo... Non diciamo, è più italiano. Subito dopo questa cosa, parlando con Nicola, mi ha detto, guarda, stai tranquillo... E sono, credo che tanto gli farà piacere se lo dico. Comunque lo sto già ripreparando, correggendo qualche piccolo errore e correggendo più che altro mettendo, diciamo, perché tanti pezzi non c'erano 3 anni fa, quindi adesso con pezzi nuovi farò, diciamo, una nuova versione di questo progettino e poi vedremo un po' cosa fare. Quindi per chi volesse un po' qualche info in più, sono sicuro che Nicola ci darà qualche grossa soddisfazione e ci metterà qualche paginetta. Non so se ci sente, perché non gli ho ricordato della diretta, tutte le volte glielo devo sempre ricordare. Sai, è un ragazzo, cosa vuoi, cosa pretendi? Però insomma, e allora questa è combattuto tra il Lego e la gnocca. E giustamente, guarda, esatto. Comunque, vabbè. Secondo me, Nicola dovrebbe fare esattamente come ha fatto il tizio della casa, della famiglia Adams, riproporlo, riarrivare di nuovo a 10.000 voti, perché ci arriva di nuovo, ok? E a quel punto gli si fa una protesta di quelle pesanti a Lego. E poi Lego te lo botta uguale. L'assurdo galattico, il colmo, sai quale sarebbe? Che in questa nuova review, dove c'è di nuovo l'headquarter della Planet Express, gli pubblicano quello. Se pubblicano quello, il mondo. Cioè, quello veramente è la cosa colmo. Più ma quella, sai, è il set completo. Jonathan mi ha detto che lui ha seguito un po' i commenti sulla pagina ufficiale e si è anche... però glielo faccio dire a lui. Jonathan, di se hai il coraggio, cosa hai scritto? No, io l'ho scritto che secondo io l'ho scritto proprio sulle ideas, gliel'ho messo proprio lì per iscritto, gli ho detto io non sono mai stato così deluso dalle scelte di questa come questa volta. Comunque, guardando i commenti, ora tra noi è passato un po' in sordina, tra noi non ne ha parlato nessuno, ma leggendo i commenti online, uno, cioè, oltre a Futurama, l'altro che era veramente, ma veramente la gente ci spingeva veramente tanto, era uno che io non avrei mai detto, non avrei mai immaginato, ma era il set di Zedda. Sì, è vero, quello è tanto roba, tra l'altro lui è il secondo. Se leggete i commenti alla pagina di sul Lego Ideas, tutti chiedevano la cavolo di taverna di Breath of the Wild di Zelda. Tutti. Sì. Tutti insieme a Futurama. Ma è il secondo step di Zelda che salta, eh? Mm-hmm. Era già saltato. Questa cosa che c'è Nintendo, ora c'è questa cosa che c'è Mario. Diceva Lucio, no? Comunque Lucio se ci può consolare Lucio ha detto, se ci può consolare, no? Jonathan, io su Lego e Ideas... Arriva nei ho Queen, riscritto anch'io, chiede i diritti, gli spara una cifra enorme, automaticamente qui incassati, quindi può darsi che anche sono d'accordo, cioè non si sa, però effettivamente Zelda, Nintendo Super Mario set, boh. Comunque dicevo, Jonathan, ho scritto anch'io che secondo me è una delle peggiori scelte che potessero fare di queste review. E ho anche aggiunto che purtroppo di far scelte peggiori è un trend. E sono stato commentato anche con molto favore a questo fatto che ultimamente stanno scegliendo il peggio.
Pertanto, cioè, non è cosa di adesso, sono almeno tre review che sì, sono sì. andati. Cioè, all'inizio io cioè, ci avevo scritto anche che poi l'ho cancellato perché tanto la gente non mi capiva, che gli avevo scritto guardate che Seinfeld lo trasmettevano su Rete Monte Carlo in Italia, cioè sì. Giusto, però soltanto all'estero non sanno neanche che cos'è Rete Monte Carlo, però insomma dai, è un canale scherzo, insomma non è che era un canale 5, in Italia non si sa nemmeno che cos'era. Io più che altro mi sono lamentato di quella cosa lì, insomma, che mi sembra alcune scelte potevano essere, ci potevano stare, ma altre no, veramente, cioè, alcune volte non hanno scelto niente in passato, cioè, ci sono state volte che non hanno scelto niente, due volte se non vado errato, magari questa volta, cioè, piuttosto che questi qui, piuttosto che tre in questo modo, forse la macchina da scrivere, sì, ma il resto io sono veramente, torno su quel discorso che diceva Luigi prima, che ci sto probabilmente non lo farò perché il giorno in cui me li trovo sotto sconto li prendo, però sto quasi pensando di interrompere una collezione degli Ideas. In compenso, no, Lego si sta buttando sulla parte ambientale, e infatti potete vedere, diciamo, l'articolo che ci è arrivato oggi, la press release, con tutta una serie di set specifici di siti e friends legati all'ambiente con la National Geographic, e hanno fatto una serie di set piuttosto carini e interessanti, che però diciamo vedono un po' questo lato ambientalista che prima mancava, che mi sembra per la tua gioia, Fabio. Ci è di nuovo lo squalo, quello dove c'entra gli omini dentro. Sì, l'ho visto. C'è anche questo. C'è anche un pesce fluorescente. Ma c'è anche il pesce martello. Insomma, ci sono. C'è una serie di bei set interessanti che per chi è appassionato di pirati, insomma. Ma anche per chi è appassionato di mare in genere. La nave galleggia, è una bestia enorme, veramente bella. La parte centrale è forata per farci passare il sottomarino d'alta profondità, il battiscafo, quello giallo, okay, che si prende in una certa parte, veramente carino. E anche la base sottomarina, che ricorda un po' vagamente la base lunare, però agganciata sul fondo del mare. Sì, la sto facendo vedere, Damiano, mentre parli la sto facendo vedere. E comunque però son set con tutta una serie di cose nuove, carine, un sacco di animali nuovi, spesso e volentieri ricercati, soprattutto c'è lo squalo bianco. Io ho già bianco. Capito che smetto di comprare tutte le Ideas e compro questi. Bravo, ma lo squalo bianco mi sembra che sia la prima volta che lo facciano proprio come squalo bianco, Ma squalo Attenzione. Bianco no, è uscito, non... sono usciti degli squali bianchi, completamente bianchi in passato. Sì, ma era una forma di squalo tipico. Questo è uno squalo bianco. Di squalo bianco vero, cioè più realistico. Sì. No, il grande squalo bianco così è la prima volta. È la prima volta, veramente molto bello. No, pare proprio... Questo purtroppo mi tocca comprarlo. Quindi per lo squalo, mica per altro. Certo, ovvio. Io ho la fortuna che li ho richiesti come review a luglio, poi ti farò sapere come li vedo. Però anche il pesce che ti esce dalla caverna, tutto carino, fluorescente, hanno fatto poi la manta o la razza, che anche quella è una delle prime volte che esce. No? Bel lavoro. Per quanto riguarda Friends, avevano già un trend ambientalista con il veterinario della giungla e altri set dedicati, diciamo che è un riprendere quello. La parte City mi è piaciuta di più. Sì, no, i set Friends richiamano un po' meno il fantasy, tolgono un po'... Un po' una frittata riscaldata, ha ragione Damiano, sì, sono d'accordo. La frittata riscaldata però è una tendenza ultimamente che Lego
sta portando avanti su tanti su tante linee, eh. Però c'è un bel anche, anche in gioco stessa che stanno facendo quella serie Legacy, stanno riuscendo i set vecchi rifatti. Ma ragazzi, non puoi farmi uscire la seconda wave di Hidden Inside, che è la copia carbone fatta un pelo meglio dei set usciti 3 anni prima, se non vado errato, 4 anni prima di Scooby-Doo. Sono identici, e il faro e il castello e l'aeroplano e l'altro, cioè uguali. La prima uscita, la prima wave di Denside era stupenda, la seconda era una copia unica, ma la copia unica la stanno facendo dappertutto. Però non da, su Star Wars, no, su Star Wars. No, 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 BC, a te fa cagare Star Wars, vero? Sì, abbastanza. No, però c'hai un amico che dice qualcosa a proposito dei set triti e ritriti, o sbaglio? Sì. Vabbè, gli sta facendo cagare anche lui, per cui... Ma lo sai cosa piace al Bissi, che l'ho scoperto ora in questo periodo? C'è un tema che gli sta particolarmente al cuore, non è quella cosa lì, lo sappiamo. Il Belleville. No, è il western, che si è appena aggiunto nel gruppo western. Vale. Dice che è veramente, guarda, è un gruppo che suggerisco a tutti, è il gruppo ci sono belle discussioni, sì. Gente proprio moderata, cioè, che più che concita. Altro belle discussioni, sì. Cioè, si è appena concluso un contest sul gruppo, sì, esatto, tranne le mie due mock, per il resto tutte molto belle, e c'è da dire che hanno chiesto a Pino Francalvieri, che cura la pagina The Brick Box, dove pubblica mock un po' internazionali ma soprattutto italiane, di fare le recensioni delle mock che hanno partecipato al contest. Ricordo un post fiume proprio sotto all'ultimo contest. Sì, non sono riuscito a leggere tutto, sinceramente, però sono sicuro che forse ne sarebbe valsa la pena. No, ma la cosa bella è che è attento ad ogni dettaglio di tutte le mock e le tratta con imparzialità. E gli faccio i miei massimi complimenti, perché è veramente un ottimo critico. Poi Gambi con questo gruppo sta facendo veramente un bellissimo lavoro. Merita. Ho un sacco di sana invidia per questa cosa che riuscite a fare come tempistiche e come risultati, perché io davvero faccio fatica ad andare in bagno e cazzo, avete tanta sana invidia. Tanta. Bravi. Ci sono un po' di trucchi. Stavo pensando di fare anch'io così. Che se no, Simone, tu dormi? Purtroppo è tempo tanto sprecato. lo so magari ragazzo. Red Bull e via. Ma la Red Bull non bevuta, no io non scherzo. Tu scherzi, ma io mediamente dormo 4-5 ore a notte per riuscire a far tutto. Bravi voi. Comunque, soprattutto perché avendo due bambini piccoli, se vuoi fare i video devi avere silenzio, di conseguenza o le fai alle 2 di notte o non ce n'è, o alle 6 del mattino. Bravone Damiano. Ma io faccio una piccola parentesi, non ero riuscito prima perché il buon Fabio ha segato così a gamba tesa tutto quanto. Torno momentaneamente sul discorso Lego Ideas per un mio assunto finale su Seinfeld, su Friends, su The Big Bang Theory, vi dicendo. Aspetta che rimetto, cosa vuoi che rimetta? La foto? Una qualunque di una cacchio di serie TV. Ma questo qui questo vecchio? Metti George e Mildred. Quello che ti pare. Perché intanto il mio discorso, che a questo punto mi chiedo, è: ma se per loro ste cacchie di serie TV fatte a Lego tirano tanto? Perché a questo punto è innegabile che queste serie qua per loro siano
una gallina dalle uova d'oro. Ma non fanno prima farci un cacchio di tema dove fanno solo direttamente loro le sitcom in Lego di tutte le sitcom del mondo e evitano di rubare posti ai vincitori a slot di vincitori sulle VDS. Fate perché no? Un tema serie TV. Fine. Ma sai perché non lo fanno? Avrei veramente questa cosa. Sarebbe stupendo, ma non lo fanno perché chi fa il set dedicato alla serie lo fa un fanatico della serie che ne cura ogni minimo del taglio e tu non puoi assumere 80 persone per 80 serie diverse. No, beh, ma o però, ti assumi Abed di Community che le conosce tutte, allora riesci a fartene tutte, ma stai anche assumendo un disabile con problemi autistici. Capisci il senso del discorso? Però, sì, ma ci sarà qualcuno, immagino che qualche Lego designer appassionato di sta roba ci sia, non dico mica di farle tutte al primo giro, inizi con tre come qua, come hanno fatto con Chris McVeigh, gli hanno detto oh cazzo i tuoi sketch sono fighi, perché non proviamo a fare una serie di quattro, iniziamo con quattro, bam, e ne hanno fatti quattro, magari vende, magari non vende, ma almeno hanno iniziato, poi prossimo anno altri quattro, poi altri quattro. Ma intanto l'hanno assunto. Però vabbè, ma le serie TV vuoi che non ci siano almeno quattro Lego designer che non le seguono? Ma non ci credo, dai. Poi tra l'altro basta vedere Justin Ramsden che le segue tutte, cazzo, io ogni tanto vado a vedere i suoi post e parla solo di serie TV anche lui. No, ma difatti hai detto stranamente hai detto qualcosa di intelligente per l'ora tarda, perché a questo punto vai a vedere i prossimi progetti che sono in ballottaggio, prendi quelli delle serie TV e sei sicuro che quelli li fanno. C'è dentro, cos'è? Community? Community che è nella prossima review, mi immagino che lo faccio. Ci ha messo 8 giorni a arrivare a 10.000. Dai. Però è assurdo perché rubi dei posti vincenti a gente che magari avrebbe più diritto di questi qua, e o sarebbe valutato in maniera diversa. Sì, ragazzi, ma questa cosa qui è solo per togliere dalle ideas questi risultati. Toglierei anche quelli della NASA, perché ogni volta ce n'è sempre qualcuno della NASA. Belli, sì. Cioè, ogni volta ti trovi un Apollo, un Dragon, un Navy Falcon. Fai una linea porta. NASA. Sì, io credo però, Simone, che il fatto che lo facciano passare da ideas serva anche per avere un feedback su a quante persone potrebbe interessare, perché già sai che 10.000 persone amano questa cosa. Cioè, io ti faccio un esempio, scegli tre serie televisive, magari di una non arriverebbe a 200 voti su ideas. Ecco, quella lì già sanno di non farla. No, chiaro, però ti faccio un esempio. Siamo già al terzo set di una serie TV. No, di più, ecco. Quelli oramai sono automatici e quasi matematici, che se passano 10.000 vanno a finire lì. Non è più a questo punto, dal mio punto di vista. Adventure Time. Ecco, Adventure Time, i Flintstone, Adventure Time è stato un flop. Un grande flop. Cioè, lo trovavi dentro l'uovo di Pasqua cinese fra un po', il regalo. Te lo tiravano dietro. Quello che volevo dire a Lucia è che mi aspetto che Lego Ideas, proprio per anche il nome che ha, sia un qualcosa che promuove le nuove idee. L'ennesimo set della serie TV non è una nuova idea per me, è il settino della serie TV che tanto sai che passava. Cambia un attimino anche argomento, cioè se fai sempre la serie TV è che palle, non è più un'idea, è una roba vecchia, chiamalo Lego vecchia. Però chiaro che sia una questione di metro, di quanta gente gli può interessare o meno, però certo, allora però, non dovrebbero farne anche gli altri set. Temo che il problema sia anche di chi presenta i progetti, perché uno invece di farsi vedere venire veramente un'idea presenta un set che sa già che strizza l'occhio praticamente ai votanti, insomma, e quindi presenta una cosa che possa piacere, così arriva a 10.000 voti. Credo che sia un meccanismo
incastrato, perché sì, anche in Lego Ideas, cioè se te guardi ora, di cose veramente originali non è che ci sia poi tutta questa cosa, stavo proprio dicendo questo, Lucio, hai capito? te la butto lì, quanti set creator sono stati proposti in Lego Ideas, quanti set creator expert 3 in 1 o siti o ogni tanto saltano in fuori modulari perché sanno comunque che tirano, ma non ne passa praticamente uno, a parte la casa di 123 Sesame Street, che è un'altra serie televisiva, e però se vai a vedere la casa di Malcolm, 123 Sesame Street dovrebbe essere comunque dentro a tutti i diritti di Disney Plus, perché credo che ci fossero anche i Muppet, che sono la serie madre. Qui è stata la serie madre, certo, ma mi aspetto a questo punto che escano anche i Muppet, cioè con tutto il bene che gli voglio, c'hanno sia i Muppet che i Muppet Babies, coprono dei duplo agli adulti, cioè capisci? Però se tu vai a vedere vere creazioni originali in Lego Ideas non ce ne sono, comunque, e le poche che ci sono non arrivano a 10.000 voti. Pensiamo un po' a le cosa poche che ha detto, ne arrivano. Pensiamo a questa cosa che ha detto Simone. Immaginatevi il set di Un posto al sole. No, non pensate a quello che ho detto io, non ci pensate, io dico cagate. Non volete pensare, non sponsorizzare le cagate che dico io come roba figa. Una bella linea dei set, diciamo, delle serie televisive, c'è anche Un posto al sole, ma ci potrebbe piuttosto Boris, dai. Happy Days, ragazzi. Happy Days. Facciamo Happy Days. Banca. Cioè, tutta una serie di set veramente interessanti, da quelli nuovi. Vabbè, comunque, se non sapete cosa votare, votate sempre il Piadinaro, che quello lì va sempre bene. Bravo, quello sempre. Il Piadinaro, che lo ricerco, perché mi fa veramente piacere, che è veramente una cosina interessante. Molto, molto. Poi aspettiamo. Ci sta bene anche in una City. La cosa che mi ha fatto morire da ridere è quando Alberto mi ha scritto, sapendo che lavora all'ESA, che non è proprio l'aziendina micio micio babau, avrei una cosa da proporre su Ideas. Sì, mi aspettavo una roba fantascientifica, un razzo, un satellite. No, mi propone il Piadinaro. Bellissimo! È venuto veramente una figata alla fine, perché è tanta roba. Assolutamente. Però, è vero, ragazzi, la Piadina ci merita davvero. E anche buona, cioè... Fanno bene. Ma la cucina con tutti i dettagli fatta e finita in quel buco di spazio. No, ecco, esatto. C'è tanta roba. Io non so se vi è mai capitato di vederla, io ce l'ho tutti i giorni sotto casa, la vedo, e ci ha messo tutto quanto in 8 studi per 6. Cioè, una roba è folle, per me è folle, quando ce l'ha fatta vedere io non ci credevo. Continuava a tirar fuori roba e poi c'è la fettatrice e poi c'è questa e poi c'è la cappa. Di... Cazzo, hai fatto a mettere dentro? Ha messo tutto. Manca niente, grandissimo. È vero. Dai, è un progettino veramente simpatico. Cioè, concordo. Almeno... Chi non l'ha votato? Adesso bisogna trovare l'hack per farlo arrivare a 10.000 in fretta. Ma come si fa? Io lo supporto. Ragazzi, mettiamoci 10 euro a testa, sponsorizziamolo su Facebook. C'è il guru che era sulle Iene, come si chiama? Il guru di Instagram, che compra i voti in India. Avete visto la puntata? No. il guru di Instagram, che è un imbonitore che vendeva i like, tutti i like falsi, la gente gli dava paccate di soldi, ma no su Ideas, è su Instagram. Ma poi le Iene, che è un truffatore. Numeri uno. Cercalo, il guru di Instagram. Il guru di Instagram, è stato, ce n'è uno in via. Iene, no, ma c'è questo. Allora... Devo essere sincero che mi sono interessato per qualche guru di Twitter per capire come funziona l'aumento dei like, dei follower su Twitter, perché tu puoi anche aprire un canale Twitter, ma se non ti segue un cazzo di nessuno, è come aprire una finestra sul deserto, è la stessa cosa. E ho provato una piattaforma internazionale dove trovi professionisti di
un po' tutti i generi, tra cui anche gente che ti promette migliaia e migliaia, decine di migliaia di follower in poco tempo, però non ti dice da dove saltano fuori e perché. E lo trovavo strano, ora capisco. Guardati la puntata delle Iene, è esplicativa. Cerca il guru di Instagram e Iene, la trovi. Comunque vorrei concludere questa cosa sui sette Dias con la morte di Nicola. Di Nicola, che per noi, se non altro per me, è il vincitore morale di questa sessione di review. E quindi niente, faccio una domanda finale che riassume un po' tutto quanto il Lego Ideas pensiero e che rivolgo al nostro pubblico. Ragazzi, ma voi del pubblico, ma cosa ne pensate di Fabio? Ci metti anche te ora. Scrivilo sui nostri canali social la risposta. Fai come dici te, fai una paginetta che in fondo c'è il quello. Vabbè, a parte le cose un po' meno serie. No, aspetta, prima di passare alle foliadi, volevo 5 secondi di commento, perché io l'ho seguita poco, anche se è una roba che un po' mi affascina, sul nuovo Mindstorm. È una figata. Anche secondo me, però ho letto un bel po' di pareri discordanti. Sì. Ma non è una cosa un po' ridondante con tra Spike, Mindstorm, Boost e tutto? Sono target diversi e complessità diverse. Mindstorm è la piattaforma, diciamo, più open rispetto agli altri. Però... Personalmente l'ho trovato molto bello. Ma rispetto alla 3, che innovazioni c'ha? Beh, hanno cambiato tutti i motori, tutti i sensori, la modularità oggetti della programmazione, tu hai l'app che ti permette di controllare e di crearti la programmazione semplicemente spostando delle icone. Hai la possibilità di impostare le funzioni e di controllare poi queste attraverso il joypad della PlayStation o dell'Xbox, cioè, sono tante le innovazioni, hanno anche curato molto di più per ogni modello la didattica su quello che il modello stesso ti insegna a fare con quella sequenza di motori, di meccanismi, dal robot bipede al robot multigambe alla macchina. No, è un prodotto sicuramente. Io, che sono uno che non ama il Mindstorm e il Technic in genere, sono rimasto molto colpito fin dalla sua prima presentazione e non ne potevo parlare per ovvi motivi. Luigi, penso che mi capisca, certo. Cosa intendo, perché erano regole da ambassador, di conseguenza non ne ho potuto parlare, però personalmente l'unica cosa che mi frena dal comprare il Mindstorm sono i soldi, ma chi non ha prodotto... 350 bob? Su che fascia si posiziona? 360 euro. Come quello vecchio. 359, sì. Sì, 359, giusto. Almeno a me è piaciuto molto. Poi, per come me l'hanno presentato, con Mindstorm, con Power Up, tu puoi piazzare i sensori sul treno e dirgli di fermarsi al dato segnale e a quel segnale tornare indietro. E se lo programmi e ci metti i sensori sul treno, lui lo fa e ti puoi far andare avanti e indietro il treno con due sensori e la programmazione apposita, senza più dover passare da cose esterne. Voglio Arduino. Vederti come piace. Arduino ha fatto un ottimo lavoro,
In realtà a Luca Comics il trenino che si era fatto l'avevo programmato con il boost, e a dir la verità ho trovato anche il sistema di farlo andare come trenino duplo con le basette colorate, che a seconda della basetta colorata facevano un'informazione, una cosa diversa. Sì, programmando il boost, che in realtà però è solo una questione di permettere al sensore di recepire il segnale in una data distanza e fermarsi al colore che lui vede. Pertanto, cioè, si può applicare anche ai treni normali. Tu l'hai fatto senza bisogno del nuovo Mindstorm. Questo Mindstorm è sicuramente più friendly user da questo punto di vista rispetto al precedente. Questo è quello che ho capito io. Poi Simone, se ho detto qualche cavolata, dimmelo, perché di cavolate ne dico tante. Mi sembra assolutamente corretto. Non mi ricordo se i vecchi si potevano programmare in Python direttamente. Questo lo Lua. Questo Lua. Come? Ci avevano scritto Lua. Ah, in Lua, ok. Beh, qui hanno fatto un bel passo. Qui in Python, sì. Qui in Python, Python, come chiamatelo come volete. Python, però già è capito, cioè, è una signora programmazione. No, è tanta roba, Python viene utilizzato per tante belle cosucce ultimamente. Esatto, di conseguenza, per me è un ottimo prodotto, ripeto. Poi, da usufruitore, da collezionista, magari non lo comprerò, a meno che non me lo regala Lego per fare la recensione o qualcos'altro, non lo so, però cioè per chi è appassionato del genere è veramente una rivoluzione in avanti. Anche solo un ragazzo che lavora in informatica e il Python dovrebbe conoscerlo quasi come le proprie tasche, insieme al C++ piuttosto che altri linguaggi di programmazione, cioè ci si diverte una cifra, ma tanto. Allora, nel frattempo che avevamo questa discussione, io diciamo, ho messo un'altra cosa a cui tengo parecchio, che sono i 20 anni di BrickLink, che invito a leggervi un po' la storia di BrickLink, che comunque per noi appassionati è veramente stata una manna dal cielo. Un buco nero. E a parte che è stato comprato da Lego e quindi ha avuto un eco piuttosto grande, a parte questo, comunque BrickLink nasce da un'idea di un ragazzo che poi purtroppo è morto, quindi diciamo per il ventennale BrickLink ha lanciato, chiamiamolo concorso, se in realtà non è un concorso, e abbiamo da qualche giorno anche il link per raccontare la propria storia, perché quello che vorrebbero loro è capire come BrickLink è riuscito a cambiare il nostro approccio e quali tipi di conoscenze abbiamo avuto con le persone, quale tipo di rapporti siamo riusciti ad avere, quindi diciamo sempre mediante BrickLink, con foto, filmati. Io la trovo un po' tirata la cosa, se mi permettete. Era comunque un marketplace, un po' come se eBay mi dice facciamo 20 anni, raccontami qual è la storia più bella che ti è capitata su eBay, con quale venditore hai stretto amicizia. La trovo un attimino tirata, però sono d'accordo con Damiano, anche io non ho capito il senso della celebrazione. Hanno una piattaforma, a meno che ci si voglia leggere un po' di dietrologia, no? E che magari nei piani di Lego c'è di trasformarlo in qualcos'altro. Ma ascolta, è una piattaforma con più di 1 milione di utenti, dove il blog viene utilizzato quasi unicamente per l'annuncio di vendite e di commercio, è poco usato come social, ok? Cioè, però tu hai una base clienti di 1 milione di potenziali pesci da pescare, scusate il paragone, però hai un barile pieno di pesci e lo lasci lì? No,
sfrutti la situazione, cerchi di trasformare il marketplace in un social, il marketplace in un social, oltre che in un marketplace, e cerchi di portare gli AFOL dalla tua parte, perché ti sei reso conto che sono quelli che hanno i soldi, che spendono, ok? E sono quelli, e hanno visto i nomi, non è che sono andati da Bricklink perché ha fatto l'idea del set in crowdfunding, no, allora no. Sì, compriamoci Bricklink, costi cazzi, sono andati lì a controllare i volumi d'affari, ragazzi, cioè, diciamocelo, primo, secondo, soprattutto sul volume d'affari, anche su tutta la roba uscita di produzione, sul quale va a prendere una percentuale di soldi che non avrebbe mai fatto con determinati set che aveva, che, del quale ha già preso soldi. Quindi in pratica ci guadagna due volte, ci guadagna. Ok? Cioè, chiamalo scemo, cioè, no, hanno fatto una... Ma infatti però ecco, anche te mi dai ragione, cioè questa mossa di celebrazione sembra quasi, datemi un po' di informazioni perché io voglio far evolvere la piattaforma più su un social che su un marketplace, comunque integrare un po' tutti e due, esatto. Ma la io non te lo nascondo, ai tempi di Kim, perdonami, si parlava di realizzare una piattaforma social fuori da Facebook che contenesse tutti i gruppi, tutte le pagine, che desse spazio gratuito ai mocker per pubblicare le proprie foto, e questo era poi il progetto originale di iBricks, che purtroppo si è fermato perché uno dei tre è venuto a mancare Massimo, che purtroppo ci ha lasciato a seguito di un'operazione al cuore, e io personalmente non me la sento di andare avanti senza una delle tre persone che ha creato il progetto. E però si parlava che da sempre Lego ha cercato di trovare un modo per tenere su un'unica piattaforma tutto l'universo AFOL, perché aveva un maggior controllo. E ragazzi, cioè, l'ho visto io con AFDL, che ho dovuto bandire i negozi perché sparavano col canne mozzo in un barile di pesci affamati, e figurati se Lego non lo fa con un milione di potenziali clienti. E infatti era un'idea di Kim, e infatti guarda cosa è successo a Kim, che lo hanno segato. Non era un'idea di Kim, era un'idea mia che Kim approvava, però adesso mi aspetto di essere buttato fuori anch'io. Allora hai fatto ricadere la colpa su un altro, grande Damiano, si fa così, si fa, grandissimo. Comunque dalle foto che manda Kim vedo che insomma non se la passa male, dai. No, se la passa malissimo. Anzi, avrebbe dovuto, purtroppo, causa Covid, no, ma avrebbe dovuto venire a Milano per il Brick Comics, e niente, questo virus ha combinato veramente un sacco di casini. Allora, se Jonathan è pronto, io partirei con il gioco, perché... Però state attenti a Bricklink, perché... Cioè, hanno acquistato anche il Bricklink per studio. E studio faceva delle cose fantastiche, tra cui il part design piuttosto che lo sticker design, che Lego se le sognava sta roba, perché ti buttava fuori il se non vado errato, il file per farti poi la parte. Hanno fatto prima a comprarlo che a rifarlo ex novo, è così che fa, che già soldi ingloba. Allora, okay. Io volevi far vedere qualcosa, vero? Per la follia di... Ti ho già fatto vedere. Sì. Il primo premio della follia di è questo set, che si aggiudicherà appunto chi riuscirà nel percorso di accumulare più punti e di vincere la finale. Quindi stasera ce l'abbiamo, esatto. L'abbiamo tirato fuori, quindi questo è il primo premio delle nostre Afoliadi. Tra l'altro ricordo, soprattutto agli amici che ci stanno seguendo qui su Discord, che a causa del delay che c'è di tempo, aiutami Jonathan a ricordare com'è che funzionava.
Sì, allora, comunque le istruzioni ora le vedrete anche a video, anzi, un attimo che metto in condivisione lo schermo, così almeno vedrete. Allora, finestra. È vero perché... Eccoci qua. Perché? Fabio, se puoi mandare il mio schermo, ora io non vi vedo più, quindi ditemi voi. Vai, perfetto. Allora, praticamente si può partecipare per... bisogna scrivere, cioè questo, il quiz, quello di questa volta, la prova di questa volta è un quiz, dove, come nelle altre volte, per partecipare bisogna scrivere nella chat di Twitch. Non si può partecipare a voce, quindi anche quelli che sono in chat, cioè in live qui con noi, ad esempio se volete partecipare Damiano, Lucio, Simone, dovete scrivere su Twitch, quindi magari collegatevi e potete rispondere anche voi. Praticamente l'obiettivo di questa volta è indovinare 5 set, che per ognuno di questi set, sono tutti set diciamo di un'epoca passata, sono tutti precedenti al 2015, li dovete indovinare con degli indizi consecutivi. Cioè, ovvero vi do un indizio, poi comparirà un altro indizio, poi un altro indizio, e chi indovina per primo ottiene un punto. Chi indovina uno dei set non deve astenersi da partecipare da quelli dopo, perché ogni serata ogni persona può accumulare al massimo un punto. In modo che poi ci faremo la classifica e, come diceva Luigi, i migliori risultati parteciperanno alla finale, e nella finale ci sarà il premio, appunto, il Lunar Lander. Adesso direi che se ci siete anche voi, posso partire con il primo set. Vi ricordo che, appunto, c'è un piccolo tempo di ritardo da quando io faccio comparire l'indizio a quando lo vedrete voi. Quindi, se vedete che vado avanti con le parole o con gli indizi, ma avete già scritto il risultato, è solo perché io vedo in ritardo, diciamo, vedete in ritardo il risultato. Insomma, come le altre volte. Bene. Se anche la giuria, la regia dice che siamo pronti, si va. Vai tranquillo. Benissimo, allora segnatevi voi i vincitori, mi raccomando. Sì. Bene, partiamo con il primo set. Tum, uscito nel 1989. E qui... andiamo subito con un altro indizio, perché composto da oltre 300 pezzi. Il Mindstorm 4. No. Non si può partecipare a voce, però, purtroppo. Scusa. Vediamo un altro indizio. Utilizza dei panel con serigrafia. Già questo inizia a restringere il campo dei set da cui poter scegliere. Ah, ricordo che tutti i dati statistici li ho presi da Brickset. Andiamo. Utilizza il seguente pezzo. L'arco da 5. Andiamo avanti. L'arco da 5. L'arma o l'arco, il brick arc? No, quello che si vede nella diretta. No, aspetta, l'arco, non lo vedo. Aspetta. Il terzo arco da largo 5, cioè lungo 5 brick. Aspetta un attimo, 5 hai ragione. Va bene, finiamo questo, poi faccio una cosa, vai. E te la faccio vedere dopo, vai, spara. Va bene. Allora,
Qualcuno scrive Barracuda, nave dei pirati? No. Castello Nero? No. Per ora non ci siamo ancora. Ecco, altro pezzo. Il verde, il fogliame. Vediamo. Un altro qualche secondo e per un nuovo indizio. Dun. Il set comprende una base plate. Può essere una base plate di qualsiasi colore, una base plate rialzata, una base plate piana, può essere una di queste. Abbiamo un vincitore. Simone Bissi scrive 6077 Forestman River Fortress. Vediamo. Simone Bissi ha indovinato, perché Forestman River Fortress, la 6077. Mi dispiace. Bravo Bissi. Ma sei arrivato troppo tardi. Anche Laura aveva indovinato il set, però io la partecipo perché fede per, la chat fa fede per il risultato, quindi ha indovinato. Simone Bissi si ottiene un punto. Adriano, quindi se clicchi però su Jonathan non lo vedi quello che dice, eh? No, io non partecipo perché un conto è passare per ignorante. È un conto dimostrare di esserlo. Ah, va bene, va benissimo bene. Così. Dai, tanto vedo che qualcuno dice va bene. Laura dice va bene. Avete possibilità per indovinarlo. Altri 4 set. È un bellissimo set questo, a me piace molto. Sì, concordo. Bene, passiamo al secondo. Uscito nel 2008, questo è un set molto più recente. Vediamo. Quindi composto da oltre 1900 pezzi. Non posso più dire, quindi non ho capito. 1900 pezzi, no, non può più, già la ricerca. Scusa Jonathan, no Simone, non puoi, hai vinto una manche, non puoi più rispondere. Hai fatto un punto, vai in classifica, ma non puoi più partecipare stasera. Mi dispiace. Ciao ragazzi, ciao. Puoi segnarti la risposta su un foglio e poi vedere se è segnato. Simone, mandami una chat che rispondo io al posto tuo. Va bene. Gombloddo! Utilizza il seguente pezzo, l'arco bianco. Quanto mi date se gli do la risposta, Pubblico, dai. Si sta già restringendo il campo. Comprende 8 minifigure. Potrebbe essere qualcos'altro. Vediamo chi è il più bravo che riesce a cercarlo. Oppure Bobba, set storico. Bravo. Vediamo un po'. Sì, vabbè, Simo. Ma scrivimi però. Utilizza quel pezzo lì. E il carrellino. Allora, c'è qualcuno che scrive il Green Grocer. Non è il Green Grocer. Prossimo indizio. Orologio. Un tile tondo 2x2 con l'orologio. Io domani non ti scrivo però, ma te devi leggere. Vediamo se qualcuno indovina. Qualche secondo e per un altro indizio vediamo cosa è. Edoardo dice stazione. Stazione. No, non è una stazione. Ecco qua, una delle minifig in questo set. Questa minifig è esclusiva di questo set, non è in nessun altro set. Tra l'altro una minifig che io, no, quella maglia lì, non, sinceramente proprio non me la ricordo. AC03 set 10184 Town Plan è stato rilasciato in occasione di un anniversario. Ci sta il Town Plan? Diciamo di sì. Aveva 3 mattoncini dorati. Sulla scatola è raffigurato Kjeld Kirk Christiansen. E AC03 si aggiudica un punto anche lui. Oh, porca miseria, Laura è sempre seconda, eh. Laura, forza, dai! Comunque, a parte tutto,
questo set a me manca e oggettivamente mi piacerebbe molto averlo per tutta una serie di motivi. È un bel set, è un bel set. Anche a me sinceramente lo sto cercando, ma praticamente ne ho trovati alcuni e purtroppo viene dagli anni in cui gli adesivi si sfarinavano tutti, erano fatti di quel vinile strano che poi si disintegrano completamente e purtroppo li ho trovati tutti o MISB direttamente oppure con gli adesivi disfatti e mi dispiace questa cosa qui. E giusto per concludere, vabbè, secondo me nel 60esimo non hanno fatto un set di pari livello in generale, dico, Non so se forse perché 60 non era una cifra come 50. Può essere, però è anche vero che 10 anni fa Lego non vendeva come oggi, no? Quindi se si fa un parallelo poteva sforzarsi un po' di più. E poi è vero che non ci sono più le mezze stagioni, eh? Esatto. Passiamo comunque al terzo. Al terzo set. Vai, spara! Dai, uscito per la prima volta nel 1996. Per la prima volta nel 1996. Avevo il muto, ecco perché chiedo scusa. Vediamo. Utilizza questo pezzo. Il round brick 2x2. Colore è un marrone, scusate, sono daltonico, è un marrone. Il Bissi non lo sta trovando. Il Bissi non lo sta trovando? È lì che fa le query, sul suo database. È uscito una seconda volta nel 2002, ma con un numero di set diverso. Attenzione. Questo già qualcuno forse già ha già la pulce nell'orecchio su cosa potrebbe essere. Composto da oltre 600 pezzi. Ecco. Quindi un set che nel 96 era 600 pezzi era uno di quelli considerati molto grandi. Mentre adesso 600 pezzi è un set medio e poco più. Mi sa che se ci fosse stato Itavix, forse l'avrebbe azzeccata. Allora, utilizza il pezzo del cespuglio. Il Bush verde. Andiamo al 6289 di Edoardo. Un 6289. Vediamo, andiamo un po' avanti. Damiano, un 6769. 6769. Port Legoredo. Può darsi? È il set a cui Matteo è più affezionato. Questo è un indizio molto importante. È una più che altro che un indizio. Una delle attrazioni di Legoland si chiama come questo set. Chissà se a Legoland c'è un'attrazione che si chiama Fort Legoredo. Utilizza il seguente pezzo e anche il seguente pezzo. E anche la seguente minifig. E il set è stato indovinato da Damiano. No, grazie. No, da Damiano, sì, dal Bissi volevo dire. Da Damiano, sì. grazie grazie Bissi. È stato rilasciato poi una seconda volta nel 2002, identico. Ma io questo lo darei. Però non era uno di quei set della serie Legends. Comunque, se mi permettete. Il centro città di prima è stato rifatto l'anno scorso come set Lego City, aggiornato e ammodernato, e secondo me è passato inosservato, ma è veramente molto bello. Ma parli dell'assembly? Parli dell'assembly? No, parlo del centro città, e non quello col tram, quello con l'albergo
e eccetera. Ma non c'è la foto di KKK? No, non c'è la foto di KKK, è vero. Però il 7 è palesemente quello. È quello, è quello. Capito? Allora io lo darei, questa sessione qui la darei anche ad Alessio, perché palesemente è stata vinta con il trabocchetto. Quindi direi facciamo una a uno. Ah, mi state squalificando! Va bene, capisco. No, è un ex-equo. È un ex-equo. E invece volevo rimanere un secondo solo, perché mi interessa sul set, no? Questo è un altro di quei set che a me piace molto. Ero già grande quando ho uscito, ma non ce l'ho mai avuto. E mi sono sempre ripromesso, prima o poi, quando capiterà l'occasione, di prenderlo. Perché effettivamente il filone Lego Western, oggettivamente ha sfornato dei set tutti belli e anche delle bellissime minifighe, soprattutto negli indiani, secondo me. Sì, comunque io so ad esempio che il Vinci ne ha 4 di questo set qua, sicuramente un paio te li può vendere lui o ci può fare una mock. Sto comprando il quinto. Quindi se... Allora, cioè, nella chat stanno dicendo che ad Alessio il suo messaggio gli è comparso sopra quello di Damiano, quindi il punto ovviamente viene dato ex aequo in caso di, come l'altra volta. Se è apparso il prima lui, rinuncio. No, ma è apparso a diversi... No, in una chat è comparso prima lui, in un'altra chat è comparso prima il tuo. Con Bloddo. Pertanto non posso più rispondere, dai. No, che puccato, Pissi, mi dispiace. Bene. Simone, lo puoi mandare a me il numero, vedi. Adesso apro la tavola. Un set uscito nel 2010. Questo, se non mi sbaglio, è il set più recente tra tutti quelli che ci sono stasera, diciamo, in concorso. Uscito nel 2010. Utilizza quel pezzo lì, quella ringhierina. Ah, devo guardare su Twitch. Vediamo un po' che cosa dicono gli altri indizi. Oltre 1600 pezzi. Anche questo è un set molto grande. Però la ringhierina, 1600 pezzi, qualcuno si può già iniziare a buttare. Vediamo, dai. Altro indizio. Esiste un set del 1992 che si chiama nello stesso modo, ma non sono uguali. Ovvero, hanno lo stesso nome, ma non sono assolutamente fatti nello stesso modo. Itavix è andata a letto e si è perso un punto. Sì, poteva individuare. Mannaggia, Lucio, mannaggia. Vediamo un altro indizio. Vediamo se con questo qualcuno... Comprende 9 minifigures. Anche Stas avrebbe potuto coglierlo. Sì. Anche Stas. Sì, quello di prima molti. Cioè, anche Gambi, anche, non so, anche Pino avrebbe potuto indovinare. Quanto mi date per il suggerimento? Chi è che mi paga di più? Ma fermi, non l'abbiamo trovata. Laura. Brava Laura. Cavolo. Laura, questa volta ci ha indovinato. Sì, è il set preferito di Fabio. Ma voi cosa ne pensate di Fabio? Grandissimo. E vediamo però chi risponde meglio a questa domanda poi nella chat. Comunque andiamo avanti con gli indizi, ma vi dico subito che Laura ha indovinato con la Imperial Flagship, che dall'ultimo pezzo era molto facile da riconoscere. Eccola qua, questo è il set preferito da Fabio, noto collezionista di navi
galleggianti vari. Galleggianti, sì, bete galli, sì. Grazie per la dotta e sottilissima citazione. Vabbè, voglio dire qualcosa io riguardo questo set. Questo set ho avuto la fortuna di prenderlo da un commerciante napoletano, pagato tramite bonifico bancario ben 179 euro, con scatola integro circa un anno, due anni fa. Sono molto contento del mio acquisto, non avevo la minima idea di cosa stesse vendendo, e quindi ogni tanto un po' di fortuna ci è voluto. Aspetta, ma perché hai evidenziato il fatto che fosse napoletano? No, perché comunque i napoletani sono dei grandi commercianti, e sono certo che ad aver saputo quanto... Lo sentite anche voi? No, no, il rumore delle unghie sui vetri? No, pensavi di beccarti la fregatura, dilla. No, assolutamente no. Ti mandava il mattone, dai. No, ho avuto fortuna e basta. Ho rischiato, perché comunque su eBay con bonifico ho rischiato, però me la sono sentita. Se eBay, dai, riposi protesto. Mica tanto. Se paghi con bonifico, ciaone. Esatto, sì, bravo. Sì, sì. Ciaone. Un piccolo dato che ci lavoro, i bonifici si possono richiamare, quindi se tu sbagli a fare un bonifico o non lo vuoi, lo puoi far tornare indietro, puoi fare la richiesta di richiamo. Una banca scrive all'altra banca e gli arriva un messaggio che chiedono di richiamarlo indietro, ma se la banca che lo ha ricevuto dice no, io me lo tengo, è questo che... Quindi in realtà si può provare a richiamare, ma se non c'è l'accordo da tutte e due le parti, l'altro dice no, io me li tengo. E te sei fregato. Bene, andiamo con l'ultimo set. Set un po' più piccolo, oltre 700 pezzi. Qui non si parte con l'anno, si parte con un altro indizio. Ah, mi freghi. Utilizza il... non so come si chiama questo pezzo. Come si chiama questo pezzo? 2x2 con il buco? 3x2? Cos'è? No, è un 2x3 modificato. Modified plate. 14 minifigures. Un sacco per un set da 700 pezzi. 14 minifigure sono veramente un monte. Passiamo con un altro indizio. Vediamo un po' chi lo indovina. Utilizza questa base plate. Dice niente a qualcuno? 16x32? È una... cos'è? Una 16 per... 30. Una 16 per... 32. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una 16 per 8. Una 16 per 8 con 14 minifig. Il set più desiderato da Luigi. Hai trovato? Ho capito, è il Mindstorm 4. No, è 1-3-1-3. Utilizza questo pezzo qui, questa bandiera. Ancora non dice niente a nessuno? Già sul set più desiderato da Luigi, qualcuno deve aver già scritto qualche cosa, perlomeno Luigi. Ce l'ho, bomba, cazzo, è set storico, bombissima. In America è stato rilasciato con un numero di serie diverso. 666. Questo quando lo capisco. No, quella è una canzone. Ah, già, scusa, Iron Maiden. Ma non c'è Marco Ferri quando serve. No, Marco Ferri è a fare le prove. Questo ciao, è Marco. Il suo tempo. Sì, è vero. Utilizza questo il l'avvolgicorde. Argano. Bravo Lucio. Bravo. Bellissimo. Ed essendo giallo non è una pompa di, non è
dei pompieri. Damiano, scusa, però non puoi dire quelle parole, non siamo fascia protetta, non si può dire pompa. No, ma se è un set che piace a te, deve essere sicuramente qualcosa a sfondo sessuale, perché sennò non si spiega. Quindi largano. A cosa serve? Scusa, fammi capire. Per farsi la grappa. Basta. È stato il primo. Fermi. Zitti tutti. Zitti. Silvia Grillo. Ciao, preso, Silvia. Dice il 60-75, ma l'accetto come risposta, che è il numero di set con cui è stato rilasciato in America. Era il 375. Scusate, ma io bisogna che quindi Silvia si aggiudica il punto. Grande, ah, Silvia, mi conosce. Silvia si aggiudica il punto. È corretto, perché è il numero del set, il numero del set alternativo con cui è stato rilasciato in America. Ci sarebbe stata anche una mancia di spareggio. Tra l'altro, questo set, a parte, vabbè, che è un set particolare, detto il giallone o il castello giallo, è uno di quei due, o se non mi ricordo male, tre set che nel documentario della Lego House KKK tira fuori dal cavò, che sul quale tutti ci sbaviamo, come uno dei suoi set preferiti. Mi ricordo bene che tira fuori il castello giallo e la monorotaia 28, che guarda caso è l'altro mio set preferito. Quindi vabbè, diciamo gusti simili, però detto da lui effettivamente mi fa sempre un po' specie, quindi niente, tutto qua. Un po' per dovere di cronaca. Allora, prima di concludere, chiederei aspetta. Fabio, guarda, c'ho l'ultima cosa di spareggio. Questa qui questa è Far West. Non vale per i punti. Qui vale. Rispondete chi ci riesce per primo, risponde anche a voce. Veloce. Vai. Questo è il pezzo più diffuso in questo set. È grigio. È Light Bluish Grey. Classic Grey. Light Bluish, 2005. Questo utilizza il timone. Oltre 3400 pezzi. Okay. Tum. Vediamo, qualcuno indovina? Anche a voce? Sì. A voce. 10143 Death Star 2. Ma a te non eri quello che non gli garbano i set di Star Wars? Sì, ma mi garbano le ricerche su internet e lo smanettamento, per cui... È un esperto smanettatore, ho capito. Sullo smanettamento. Non è una luna. Più me lo meno, capito, via. Vabbè, no, però non vale visto. Perché Bissi aveva già risposto, allora lo ridico io, è il 10-143. Ecco, bravo, così. Lucio! Bravo, Lucio! Adesso però io da ignorante, mi spiegate dove lo mettete quel timone su quella cacchio di Star? Te lo faccio vedere dopo in privato dove lo metto il timone. Ti mando un cellfone come Fabio col timone. Va bene, ok. Allora, Damiano, quel timone lì è fondamentale, lo sai? Aspetta, vado via che ho paura io. Regge tutta la struttura. Senti, visto che c'è Simone, no? Che gli manca un po'. Gli è mancato un po' il suo episodio settimanale. Se ha voglia di raccontarci qualcosa di qualche leak, tanto per parlarne, eh? Se ha visto qualcosa, c'è qualcosa di interessante da dire, non lo so. Cazzo di niente, come si suol dire. E quindi direi che va no, bene. Visto che non ho preso l'unica parte... cosa di cui può parlare ha firmato un NDA. Che te devo dire? Lo so, è una brutta cosa. No, vabbè, ma tanto a parte che il discorso secondo me è ancora talmente tanto agli albori che non ha neanche senso parlarne, perché proprio sono idee ad custom buttate là, per cui secondo me continuiamo a pensare a passare sto cazzo di 2020 che non esiste più e poi ne parliamo secondo me tranquillamente nel 2021.
Bravo. Ma ragazzi, avete sentito l'astrologo che aveva previsto tutto e che il coronavirus sarebbe scomparso a settembre, ma a dicembre, da dicembre a marzo ci sarebbe stata un'altra catastrofe che ci avrebbe messo in ginocchio? Sì, però poi questo qui diceva che a gennaio usciva il Mindstone 5. Ah, ok. Allora va bene. Tra l'altro aveva fatto, questo esperto qua aveva anche fatto una domanda, se vi ricordate, aveva chiesto cosa ne pensate di Fabio, santo di Dio. è vero, l'aveva fatta. Vabbè, torniamo un attimo seri. Certo che vedere Simone che imita il Robby è bellissimo. Il Robby. Allora, parliamo un attimo di cose serie. Come ben sapete, noi è già qualche anno che tutte le estate facciamo un evento un pochino particolare, un evento proprio dove la base, diciamo, il concetto fondamentale è divertimento, amicizia e stare insieme. Quindi anche con un po' di Lego, perché facciamo qualche giochino, facciamo qualche cosina, però poi alla fine nasce tutto per stare insieme. Quindi abbiamo fatto una volta, abbiamo fatto con gli amici di Empisa, poi ci siamo allargati con altri ragazzi, altre associazioni, abbiamo fatto il tiro con l'arco. No, non l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto il softail. Insomma, è un evento che ormai, insomma, abbiamo avuto sempre un sacco di ospiti. Sì. I nostri amici di Piemonte sono venuti. Un anno abbiamo avuto la fortuna di avere un designer con noi alla festa. Scusa, posso aggiungere una cosa che mi sembra, ma un grazie bissi, prego Filippi, per un certo Jake, ma così la butto lì, eh. Stavo parlando lui. E poi una volta, grazie anche al Bissi, siamo riusciti a portare un designer. Grazie Bissi. Grazie Simon. Dovere. E tu anche invitato non sei mai venuto. Comunque, va bene. Invitami adesso, cazzo. Si potrà rimediare. Perché come avevamo già avuto modo di dire, la data nel quale noi abbiamo fissato la struttura, che è la stessa del sabato 18 luglio, rimane fissata e piantata. Però siccome quella struttura ci è stato detto che nonostante l'avessimo prenotata e anche pagata, ma quello poi insomma non è un problema, ci verrà rimborsata, non sarà agibile perché ovviamente l'ente che la mette a disposizione, ovviamente giustamente, non si può prendere la responsabilità di un qualcuno che poi dentro ci organizza comunque un assembramento, e onestamente neanche noi ce la saremmo sentita. Però abbiamo trovato un'alternativa. Quindi quella location lì la abbandoniamo. Ma non abbandoniamo la voglia di far festa, questa è la cosa più importante. Esatto. Quindi, ma soprattutto non abbandoniamo la data. E non abbandoniamo la data. Quindi il 19 luglio... 18 luglio. 18, scusate, il 18 luglio... Venite a trovarci, che ci saranno delle... faremo festa. Dove? Allora, ci sono un paio di location, ma in questo momento la zona che più ci torna, diciamo, meglio per la logistica, per tutto il resto, è il San Rossore, ovvero il nostro parco naturale di Migliarino e San Rossore, che è un grandissimo... Un parco pubblico. Ingresso gratuito. Tra l'altro hanno, per questo periodo di Covid, hanno vietato l'ingresso alle automobili, e quindi è anche veramente un bellissimo posto. È enorme, quindi non ci sono problemi di, diciamo, di spazio, di assemblamento eccetera. Si può entrare solo in bicicletta oppure ci siamo informati, ci sarà un trenino di quelli piccolini turistici che riuscirà a garantire la distanza di sicurezza, tra l'altro anch'esso gratuito, che porterà le persone da un parcheggio scambiatore all'interno del parco. La cosa importante, e per questo motivo lo diciamo stasera, è che questo trenino va prenotato anche se gratuito. Ok? Quindi a tutti gli interessati, soprattutto gli amici che pensavano di venire da fuori, fateci sapere se verrete, perché almeno prenotiamo il trenino per tutti. Chiaramente, per quanto riguarda il cibo, ovviamente non potremo fare
come l'altro anno con la mega bracciata di carne, perché logisticamente è impossibile. Quindi probabilmente o faremo un pranzo al sacco in modo che poi ognuno si organizza, oppure cercheremo di capire se potremo fare dei gruppetti che portano un barbecue e ci si arrangia un po' fra noi altri. Quindi questo va un po' visto, però il mangiare oggettivamente passa in secondo piano. Ma direi che sì, appunto, la cosa è ognuno si porta quello che vuole, tanto l'importante è stare insieme. Il posto veramente merita di essere visitato, proprio perché è un posto naturale dove ci sono animali di tutti i tipi, fra cui anche noi Orange, e quindi sarà sicuramente, è anche un bel posto dove poter camminare, girare. C'è anche un ristoro, un piccolo ristoro, un bar, non so se sarà aperto, però sì, è aperto, perfetto, quindi c'è anche quello, e ovviamente c'è un fresco e tutto il resto. Questo lo so, ci abbiamo messo un po' di tempo a dirvelo e so che c'è un po' di persone che ce l'hanno chiesto, però stavamo cercando una soluzione alternativa, e fra le soluzioni migliori che ci è venuta in mente è questa. Però ovviamente noi siamo sempre aperti a qualsiasi tipo di suggerimento, quindi per chi vuole contattare trovate tutto sul sito dei nostri contatti, per chi invece è nel gruppo basta che ci mandi un messaggio, e se siete nuovi a queste dirette mi raccomando seguiteci lassù, cliccate su segui e dateci un po' anche qualche abbonamento, per chi è Prime è gratuito, quindi dateci, fateci crescere, perché noi abbiamo bisogno di voi, se no non sapevo più cosa fare. Vi prego, le piacere. Ma dalla butto lì, proprio il 18 non si poteva fare un'altra data, proprio 18. Cosa c'è il 18, Simone? Cosa c'è? Si sposa. Un'altra volta. Più o meno. Ma non ho ancora capito se è una cosa ufficiale o meno, che si possa condividere o meno, ma quella settimana lì con Lega Nerd, Brick Nauts, c'erano, e non solo Brick Nauts, tutto Lega Nerd, e c'erano cose un po' particolari, e la puntata particolare di Brick Nauts sarà il 18. Cazzo. Ma tutto il giorno? Vabbè. Quello che succederà, sì, è tutto il giorno. Brick Nauts sarà solo un pezzo di quel giorno lì, al pomeriggio. Ma te quindi devi stare a Ravenna a quel momento lì? Sì, sì. Annaggia. L'avete fatto apposta, dite la verità. Lo scopro ora. No, lo scopro anche io. Tra l'altro, una cosa guarda, Simone, sarò solo un posto adatto anche ai bambini e a chi ce l'ha, anche agli animali. Quindi, insomma, se volete venire con la famiglia, lo sapete, potete venire. Avevate accennato qualcosa su Bricknauts, che ci sarebbe stato questo tipo di evento. Ecco. Io ringrazio tutti quanti, sia Bricknauts che Orange Team, però in quei giorni purtroppo sarò in ospedale per dei controlli di follow up a seguito del Covid, di conseguenza so che quei giorni sono presissimo, pertanto non potrò esserci nel modo più assoluto. Mi dispiace tantissimo, perché a me sinceramente mi manca la bella compagnia, la bella gente. Poi, come si dice, i toscani mi garbano un monte, meglio le toscane, le fiorentine, poi la ciccia buona, come si dice, è sempre buona la ciccia, pertanto. E non vedo l'ora di rivedervi, ci sarà sicuramente occasione, ecco. La cosa è reciproca, ci mancate un po' tutti, guarda, io ne parlavo anche con ragazzi di CLV, fra l'altro era il compleanno di Lollo, ciao Lollo, e quindi Lollo. Auguri Lollo. Auguroni Lollo, anche lui, guarda, si ci ha fatto un piccolo scambio di battute, e sì, ovviamente, comunque, poi alla fine, a parte tutto, facci più o meno, che più o meno conosciute, però siamo sempre soliti, e è sempre un piacere vedervi e vedere un po' tutti i ragazzi che girano intorno a questa cosa. Se lui tra altre cose io ho un libro da darti, Fabio, ricordatelo. Va bene con Wonder Woman. Va bene. Un altro ancora te, ma quanti ne hai fatti? Te fatti cazzi tu. Ce l'ho lì, va bene, vai, tanto non scappi, non ti preoccupare. Allora, se Luigi sono come l'erba cattiva,
Se Luigi non c'è da dire altro, io veramente vi saluto di nuovo ancora a tutti e mi metto alla mia sedia del trono e spiego tutto. No, volevo dire che mi è arrivata ora una news direttamente da Billund che praticamente dice che uscirà un Mindstorm 7 Friends. Ma nella news in fondo non c'è scritto una roba tipo ma cosa ne pensate di Fabio? Sì, c'è scritto, però in danese, guarda, lo vedi? C'è scritto in danese. E io stavo andando anche a guardare la prof, hai capito? Vuol dire che sono credibile, meno male. Ma tu sei credibile, il problema è che ti diamo noi credito diverso. Che è ancora peggio, che è ancora peggio. Simone, volevo tranquillizzarti, non ti preoccupare se non puoi venire il 18 luglio, ti metto da parte un piattino, poi te lo porto al MEI quando... Va nel bene. 2021! A novembre, ci vediamo... Che disastro! Ma avete notato un'ultima cosa, che in LAN non hanno più approvato gruppi diversi da LUG? Ovvero? No, mi sfugge questa sfumatura. Che hanno promosso solo nuovi gruppi fisici e nessun nuovo canale media o RFM. Community online. Ho capito. Ma e secondo te perché? Me lo chiedevo. Strano, me lo chiedevo. No? Avrebbe senso il contrario ora. Esatto. O avevano una lista pregressa che stanno scodando. Anche le richieste non sono aperte, se non vado errato. No, te lo confermo. Perché ci sarebbero dei gruppi che si meriterebbero di essere riconosciuti. Sì. Anche dei canali, però diciamo che le informazioni gli arrivano ugualmente. Aspetta, qui mi dovrei sentire un grazie, come? Cosa? No, io non so niente. Ma al solito Fabio non ha capito una zoppa. No, ho capito tutto. No, non hai capito. In realtà io sto corrompendo Simone per portarlo nella grande famiglia dei redattori nostri. Ma chi ci li dà i leak? Come licca lui, non licca nessuno. Come la licca Simone, non la licca nessuno. È vero. Aspetta, mi arriva un altro messaggio. No, questo non lo posso leggere, scusate. No, mi spiace. Simone, te lo giro privato. Va bene. Prova a indovinare, queste, magari. Dopo queste battute, saluta tutti. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Buonanotte a tutti. Mi raccomando, fate sapere della festa che bisogna prenotare il trenino. Grazie, ciao. Ciao.